Bene ragazzi, oggi parliamo di un aspetto importantissimo della filosofia di Platone, proprio probabilmente il motivo per cui lui ha elaborato la sua teoria delle idee. Ricordate che quando abbiamo introdotto Platone, abbiamo detto che Platone è rimasto molto scosso da ciò che era accaduto al suo maestro, cioè a Socrate, e per questo motivo lui sceglie di rifondare la politica della sua città di Atene attraverso la filosofia. Questo, come vedremo, sarà compito dei filosofi, proprio perché loro dovranno evitare che accadano di nuovo ingiustizie come quella che è accaduta a Socrate. E allora, per parlare dello stato ideale per Platone, dobbiamo un attimo riepilogare alcune cose che abbiamo detto sull'anima, perché la concezione dell'anima di Platone è strettamente collegata alla concezione dello stato. Abbiamo detto quindi che secondo Platone l'anima è immortale, si incarna per un breve periodo di tempo all'interno di un corpo, ma prima di calarsi in questo corpo ha visto tutte le idee nell'iperuranio. All'interno di ciascun corpo, ciascuna anima si suddivide in tre parti, questo l'abbiamo visto nel mito della biga alata. Quali sono le tre parti? Una parte è l'anima cosiddetta concupiscibile, che nel mito della biga alata è rappresentata dal cavallo nero. Quest'anima gode della virtù della temperanza. Che cos'è la temperanza? Cioè la capacità di resistere a tutte le difficoltà. Il secondo tipo di anima è l'anima cosiddetta irascibile, che è rappresentata nel mito della biga alata dal cavallo bianco. La sua virtù è la virtù del coraggio. La terza anima è quella che è rappresentata dall'auriga, dal cocchiere, ed è l'anima cosiddetta razionale, la cui virtù è la saggezza. Ora, secondo la teoria di Platone, perché l'uomo sia giusto, le tre parti della sua anima devono coesistere in armonia, senza entrare in conflitto tra loro. Come deve essere quindi lo stato ideale di Platone? Lo stato ideale di Platone deve essere ordinato, cioè perfettamente organizzato, così come è perfettamente organizzato l'iperuranio, dove coesistono tutte le idee. La società di questo stato ideale è una società assolutamente gerarchica, basata su ruoli fissi e nettamente differenziati, cioè ciascuno avrà il suo compito da assolvere, che dovrà assolvere nel migliore dei modi possibili. Del resto, il motivo per cui gli individui si associano tra loro per fondare uno Stato è proprio perché ciascuno non è capace, non ha la possibilità di compiere tutti i ruoli che servono per la sopravvivenza, allora c'è bisogno della divisione dei compiti. Quindi all'interno dello stato ideale di Platone ciascuno avrà il suo compito ben preciso. Tutto ciò che accade è in funzione del perfetto funzionamento appunto dello stato. Ora, perché tutto sia perfettamente organizzato, questo stato deve essere strutturato così come è strutturata l'anima dell'uomo. Abbiamo visto che l'anima dell'uomo è divisa in tre parti e anche lo stato sarà diviso in tre parti con tre ruoli diversi. Ci sarà una parte dei cittadini che saranno i governatori, cioè quelli che organizzeranno e gestiranno lo stato. Un'altra parte sarà caratterizzata dai guerrieri che hanno il compito di difendere lo Stato e un'altra parte ancora sarà caratterizzata dai produttori, cioè quelli che svolgono tutti i tipi di lavoro manuale che è necessario alla sopravvivenza di tutte e tre le classi. I governatori sono quegli individui nei quali prevale l'anima razionale, cioè quella dell'auriga.
I guerrieri sono quelli nei quali prevale l'anima irascibile, cioè quella caratterizzata dal cavallo bianco. I produttori invece sono quelli nei quali prevale l'anima concupiscibile, cioè quella del cavallo nero. Quindi ciascuno avrà il suo compito a seconda del tipo di anima che prevale tra le tre che comunque convivono in ciascun cittadino. Vediamo uno ad uno le varie categorie di cittadini, i produttori. I produttori producono, desiderano e si attaccano ai beni materiali. Infatti il cavallo nero, se ricordate, tendeva a tirare la carrozza verso il basso, la biga verso il basso. Quindi il loro compito è il lavoro manuale, quasi come se fosse una condanna, perché il luogo ideale dell'anima non è la terra, ma è l'iperuranio. Però questi che sono fortemente attaccati ai beni materiali e alla terra sono condannati quindi a svolgere i lavori più pesanti, i lavori manuali. Sono la classe inferiore rispetto alle altre due e hanno un'anima concupiscibile che vive di impulsi corporei. Cioè concupiscibile significa proprio questo, che è attratta da tutti i tipi di passioni che sono legate alla vita terrena, al corpo quindi. Sono rappresentate dal cavallo nero, che ha come caratteristica l'istinto, cioè la quasi totale assenza di qualunque forma di razionalità. La loro virtù è la temperanza, cioè la capacità di resistere, come ho detto prima, a tutte le difficoltà, usando quindi i beni materiali, quelli che servono per produrre, secondo ragione. La loro natura è una natura bronzea, perché Platone caratterizza i tre tipi di lavoratori, i tre tipi di cittadini, con tre metalli nobili, diciamo così. Il meno nobile di tutti è il bronzo, che rappresenta i produttori. Poi abbiamo l'argento per i guerrieri e l'oro invece per i governanti. I guerrieri hanno il compito di difendere lo Stato, sono la classe media, l'anello intermedio che c'è tra i produttori e i governanti. La loro anima è irascibile, cioè impulsiva, proprio perché il loro compito è quello di difendere lo Stato, devono essere pronti a combattere per ciò che la ragione ritiene giusto. Loro sono rappresentati nel mito della biga alata dal cavallo bianco, che è quello dotato di sentimenti e passioni e che tira sempre, come abbiamo visto, la biga verso l'alto, cioè verso l'iperuranio. E la loro virtù è quella di essere coraggiosi. La loro natura in questo caso è fatta di argento. I governatori invece. I governatori sono quelli che dirigono lo Stato. Per Platone il compito di dirigere lo Stato è affidato ai filosofi, perché i filosofi hanno una visione complessiva del tutto, hanno potuto capire e vedere e interpretare meglio il mondo delle idee e quindi sono quelli più adatti a governare. Sono quindi la classe superiore e l'anima che prevale è quella razionale, cioè un'anima che ragiona e che riesce a tenere a freno tutti gli impulsi. Sono rappresentati nel mito dall'auriga, cioè da quello che dirige e guida la biga, che rappresenta quindi la ragione. La loro virtù è la saggezza. Naturalmente la loro natura sarà di oro, cioè il materiale, il metallo più nobile tra i tre. Ora, chi decide come vengono divise le classi? Lo Stato deve essere diviso in classi, ognuno deve avere il suo compito, secondo Platone, e quindi la diversità
tra gli individui e la loro differente destinazione sociale non dipendono da una scelta personale, ma soltanto dalla preponderanza di una parte dell'anima sulle altre. Cioè, la divisione non avviene né per diritti di nascita, cioè se sono figlio di un guerriero sarò guerriero anch'io, questo non accade nello stato di Platone e non accade nemmeno per una scelta personale, ma saranno i filosofi a guardare attentamente i bambini durante la loro educazione per poter capire qual è il tipo di anima che prevale in ciascuno di loro e quindi quale sarà la loro destinazione, perché loro saranno educati a seconda del tipo di compito che dovranno svolgere nella società. Schematizzando quindi, ecco che i tipi di classi sociali sono produttori, guerrieri e governanti. A ciascuno di questi corrispondono le virtù della temperanza, del coraggio e della saggezza. Mentre il tipo di anima che prevale sarà l'anima concupiscibile per i produttori, l'anima irascibile per i guerrieri e l'anima razionale per i governanti. I simboli sono il cavallo nero per i produttori, il cavallo bianco per i guerrieri e l'auriga per i governanti. Ora, il compito di tutti di queste tre classi è quello di attuare la giustizia. Questo è il loro compito e lo possono svolgere soltanto obbedendo ciecamente a chi governa e svolgendo alla perfezione ciò il compito che gli è stato assegnato. Quindi la condizione necessaria per la nascita e la vita dello Stato è proprio la giustizia. È la giustizia che garantisce sia l'unità e sia la forza dello Stato stesso. Tutto questo ha delle conseguenze. La prima conseguenza è un organicismo politico. Che cosa significa organicismo? La parola organicismo deriva da organo e quindi organismo. Cos'è un organismo? Quando noi parliamo di organismo pensiamo di solito al corpo umano. Nel corpo umano ci sono tanti organi. Ciascuno di questi ha una funzione, il cuore ha quello di garantire la circolazione del sangue, i polmoni di garantire la respirazione, i reni di filtrare il sangue e così via. Allo stesso modo, nello stato ideale di Platone, ciascun organo, cioè ciascuna categoria di cittadini, avrà il suo compito. E lo scopo qual è? Quello di far funzionare alla perfezione l'organismo, cioè lo Stato. Chiaramente, perché tutto funzioni alla perfezione, bisogna arrivare ad uno statalismo esasperato, cioè lo Stato che decide tutto per i cittadini, qualunque cosa, tant'è che nello Stato di Platone addirittura anche l'alimentazione è scelta dai governanti, perché deve essere un'alimentazione adatta a far star bene in salute tutti i cittadini. E poi c'è una sorta di comunismo, perché governanti e guerrieri per svolgere al meglio il loro compito non devono possedere nulla, perché se possedessero qualcosa sarebbero impegnati a difendere le loro proprietà piuttosto che a difendere lo Stato. Gli unici che possono possedere qualcosa sono i produttori, perché possiedono i mezzi di produzione, gli strumenti che gli servono per produrre. Nemmeno le donne e i bambini sono di proprietà, tra virgolette, di qualcuno, nel senso che i bambini appena nascono vengono tolti ai genitori e vengono messi tutti quanti assieme, vengono educati tutti quanti assieme perché sono il bene principale dello Stato. E gli accoppiamenti tra le donne e gli uomini vengono decisi dallo Stato per fare in modo che nascano dei bambini e quindi dei cittadini il più possibile sani. Per questo l'educazione è di fondamentale importanza, in particolare l'educazione che verrà impartita ai filosofi. Come saranno educati i filosofi? Che tipo di educazione riceveranno? Beh, per Platone riveste grandissima importanza
la matematica, attraverso la quale lui legge il mondo un po' come facevano i pitagorici. Però dall'educazione di questi filosofi lui esclude categoricamente l'arte. Questo è un concetto importante per Platone. Perché esclude l'arte? Lui esclude quell'arte che vuole imitare la realtà, come per esempio le arti figurative, la pittura, la scrittura. Perché questo? Perché lui dice: se il mondo nel quale noi viviamo è una copia imperfetta del mondo delle idee, andare a fare un'altra copia del mondo significa fare la copia della copia e creare qualcosa di ancora più imperfetto. Quindi questo è assolutamente sconsigliato e dannoso per l'individuo. Ancora più dannosa è considerata l'arte drammatica, il teatro, perché all'interno del teatro la mente dello spettatore perde la sua razionalità e quindi è portata a farsi seguire dai sentimenti, a farsi guidare dai sentimenti piuttosto che dalla ragione. L'unica arte che è assolutamente ammessa da Platone, anzi consigliata per l'educazione dei filosofi, è la musica. Perché? Perché ragazzi, voi sapete bene che la musica è matematica e quindi la musica riproduce quella stessa armonia, quello stesso ordine che hanno le idee nell'iperuranio. Ovviamente questa concezione dello Stato di Platone è una concezione assolutamente utopica. Che significa utopica? Significa che non è realizzabile, è semplicemente un'ipotesi, un'idea. Come dovrebbe essere lo Stato ideale, secondo me? Secondo me dovrebbe essere organizzato così. Quindi è un modello sociale di difficile o impossibile realizzazione. Rimane un esperimento mentale che Platone fa, tant'è che nell'ultima fase della sua vita, nei dialoghi della vecchiaia, Platone all'interno di due opere, Il Politico e le Leggi, rivedrà leggermente questa teoria dello Stato ideale rendendola un po' più realizzabile. Un'altra domanda che ci possiamo porre, ma questi guardiani, questi governanti che non possiedono nulla, sono felici? Possono essere felici? Devono eseguire ciecamente quello che è stato stabilito, non possono scegliersi neanche le mogli. E allora Platone dice che la felicità in realtà risiede nella giustizia, cioè se noi realizziamo un mondo giusto, adempiendo perfettamente ai nostri compiti, saremo felici, la felicità deriva esclusivamente da questo. Lo Stato però non è sempre perfetto, esistono delle degenerazioni quando si lasciano prevalere alcuni aspetti. Quali sono le degenerazioni dello Stato per Platone? Uno è la timocrazia. Che cos'è la timocrazia? Governo fondato sull'onore, cioè sulle ambizioni personali. Quando gli individui sono eccessivamente ambiziosi nel voler raggiungere degli obiettivi personali, non fanno il bene dello Stato, ma fanno il bene individuale. Quindi lo Stato non sarà uno Stato giusto. Vedete come la teoria di Platone sia perfettamente aderente anche alla concezione attuale dello Stato. Noi sappiamo che ogni qualvolta gli uomini politici pensano alle proprie esigenze, ai propri bisogni, al proprio interesse, lo Stato non funziona più bene. Una seconda degenerazione è l'oligarchia. Voi sapete che oligarchia significa governo di pochi, ma quando questi pochi sono scelti sulla base del censo, cioè sul denaro che possiedono, la cosa non può funzionare, perché ciascuno di loro penserà a salvaguardare i propri interessi economici e non gli interessi dello Stato.
Anche la democrazia, secondo Platone, è una degenerazione dello Stato. Perché? Perché nella democrazia comandano tutti, decidono tutti e quindi alla fine ognuno finisce per fare quello che vuole e per non fare il bene dello Stato. Ultima degenerazione è la tirannide, cioè quando governa uno solo e comanda in maniera autoritaria e totalitaria, e questo di solito viene fuori dopo un periodo di forte democrazia che, dando un'eccessiva libertà, ha fatto in modo che i cittadini decidessero di scegliere uno stato autoritario. Guardate che nella storia questa cosa è successa molto, ma molto spesso. Quando la democrazia si è fatta prendere la mano, i cittadini poi hanno creduto al primo principe azzurro che arrivava sul cavallo bianco e diceva che avrebbe salvato lo Stato e avrebbe lui risolto tutti i problemi. Vedi i vari totalitarismi come il fascismo in Italia o il nazismo di Hitler.